Andrea Visintini è l'italiano di Deep Blue, eri l'unico italiano poi l'unico oggi, l'unico italiano, triestino per di più, e lo sai una cosa? Mitja Jaluz ci ha detto che tu sei stato il suo primo istruttore di vela, vero, quindi vero. Hai la colpa di aver portato Mitja alla vela. Vero, eh? Vero, allora, colpa mia. Fatte tutte queste premesse, come è stata la vostra regata, qual è stato il tuo ruolo, quali le decisioni giuste, quando le avete prese, dove partire, che vela usare? Beh, è stata una... abbiamo fatto un'analisi attenta del meteo nei giorni scorsi e abbiamo pianificato tutto, dal punto dove partire sulla linea, a quale vela usare. Ovviamente non è stato semplicissimo, perché c'era una parte di rischio ovviamente nelle scelte, ma dovevamo spingere per riuscire ad avere una chance per arrivare davanti ad Arca. Quando avete visto il problema di Arca, la situazione com'era? In quel momento chi stava camminando di più? Eravate praticamente appaiati. Sì. In quel momento Arca stava recuperando un po', perché c'era stato un calo di vento, il vento ha girato un po' più a destra e l'angolo non era più ottimale per la vela che avevamo un Gennaker. Arca aveva un Co-Zero, una vela che ti permette di fare un po' di più angolo, e in quel momento lì, in quella fase, loro stavano guadagnando terreno. Noi avevamo comunque l'interno in quel punto della boa, esatto. E quindi non so come sarebbe andata, nel senso, secondo me saremmo arrivati appaiati insieme in boa. E magari fino al traguardo sarebbe stato ancora peggio, ancora un duello, ancora meglio. No, non che abbiamo girato lontano, no, nel senso, eravamo vicinissimi. Poteva cambiare, secondo te, il risultato? Cioè, se non ci fosse stata l'avaria? Sì, poteva cambiare, cioè, sicuramente. Se no? Arca avesse iniziato avanti il lungo bordo verso Miramare, cosa cambiava dal punto di vista delle possibilità? Perché insomma, comunque voi lì avete dimostrato di avere uno spunto in più, cioè l'ho detto anche l'equipaggio di Arca, che con vento camminavate, insomma. Sì, erano le nostre condizioni e ovviamente stando davanti riuscivamo a portare via un po' di vento da Arca e quindi a rallentarli, quindi da quel punto di vista lì avevamo un po' di vantaggio. Quindi io direi sul lato lungo verso Miramare Arca avrebbe potuto giocare le sue carte, che aveva comunque una buona velocità anche da dietro. L'ultimo lato, quando il vento è aumentato, lì abbiamo visto un po' in difficoltà, hanno preso una mano di Terzaroli, invece noi siamo riusciti ad esprimere tutta la potenza della nostra barca e ci ha portato vittoriosi. L'ultima domanda che ti faccio, tu sei triestino, hai tolto la coppa a un equipaggio triestino, però hai vissuto da dentro il feeling di questo equipaggio statunitense, a parte oltre alla sua armatrice che abbiamo anche sentito, come l'hanno vissuta? Cioè, cosa è stato per loro vincere? Quando avete tagliato il traguardo noi non c'eravamo, perché eravamo rimasti a fare un altro passaggio a Barcola. Com'è stato proprio il feeling degli americani, la sensazione di aver vinto la barcolana? È una cosa che penso non si possa descrivere a parole. Erano tutti, cioè all'arrivo ci siamo tutti abbracciati, non c'erano neanche parole. E una gioia immensa, perché appunto non è una cosa che si può raccontare. E penso che nessuna regata al mondo abbia un seguito così. Migliaia di persone sulle rive che ti applaudono, è una cosa che si vede solo qui a Trieste. Ciao Andrea. Grazie, ciao.